Direttore, il cartellino giallo dell'Europa sulla nostra manovra è per proteste, per gioco pericoloso da parte di Renzi, che cosa? Ma che ci siano dei grossi problemi nell'Europa di oggi non lo scopriamo oggi, però credo che questo conflitto tra noi e la Commissione europea o noi e l'Unione europea in quanto tale è determinato da molte ambiguità. La nostra legge di stabilità non piace all'Europa perché mancano alcuni presupposti e l'Europa ce lo fa capire. Al tempo stesso noi per ragioni varie, abbiamo anche alcuni motivi, però c'è anche l'elemento elettorale molto forte, abbiamo attaccato sulla questione delle risorse per l'immigrazione e questo determina questo scontro. In qualche modo poi Palazzo Chigi ha anche alzato ulteriormente lo scontro, promettendo questa riserva, questo veto da giocare. Sì, è una riserva, non è un veto, ma è chiaro che in questo momento, quando mancano meno di 3 settimane al referendum, tutto va letto anche in quella chiave. Ed è un gioco pericoloso perché anche Cameron in Gran Bretagna utilizzò quest'arma, no, del conflitto con l'Europa per acquisire consensi in vista della Brexit e sappiamo com'è finita. In qualche modo, quanto da un punto di vista proprio dei sondaggi, quanto può pagare una politica antieuropea? Abbiamo visto anche che ha tolto le bandiere a volte nello sfondo quando lui compare. Non so quanto possa pagare, francamente, però credo che sia molto pericoloso. Come si dice, il gioco non vale la candela, perché poi ci ritroveremo il 5 dicembre, comunque vada il referendum, a dover ricucire inevitabilmente i legami con l'Europa.